Buongiorno ragazze e bentornate, benvenute nel terzo vlogmas. Oggi c'è un tempo bruttissimo, siamo a casa, sono le 12:20, siamo usciti prima, siamo andati a casa di Elena, di zia Tonia, e siamo andati a fare un po' di spesa prima di andare a casa di Elena. Qui c'è Greta, saluta tutti. Ciao. E oggi pranzo gentilmente offerto da zia Rosa, praticamente ci sono i ravioli che ho fatto in casa io. Però li devo condire col sugo che mi ha dato zia Rosa, una bolognese. E poi ieri sera sono tutti zia Rosa e zia Giovanni e mi hanno portato gli arrosticini e la salsiccia. Ok. Metà li ho fatti ieri sera e metà li vado a fare oggi. Vado a mettere in forno, ora faccio vedere. Eccoli qua, ora metà li metto in forno e, cioè, metà li ho fatti ieri sera e metà stasi oggi a pranzo. E buongiorno. Questi qua ora li vado a mettere in forno e li faccio subito. Allora ragazze, abbiamo finito di pranzare e ora proviamo i low hacker che abbiamo trovato l'altro giorno nel calendario dell'avvento. E ora vi faccio un po' vedere. Ecco, li ho aperti già male perché gli ho aperto tutta la carta. Prendo uno a me e uno a Pierangelo. Tu cosa? Madonna, sono proprio di arachidi. Sì, tu cosa vuoi? Senti il profumo. Lo vuoi? Sì. Ma sei in bocca ancora il Nutella Biscuits? Papi. E uno a me, giudichiamo. Uno. Di arachidi, anche il profumo che no, vuoi? È più forte il profumo del sapore. A chi piace il burro d'arachidi? Li adorerà. Vuoi? Com'è? Sono croccantissimi. Sono croccantissimi. Che cosa sono? Sono croccantissimi. Sono croccantissimi? Dentro c'è il cioccolato. Il burro d'arachidi. Che c'è dentro della... Com'è? Basta che è croccante ed è buono. Ti piace a te? Sono buoni. Un gusto un po' diverso dal solito, invece di della solita cioccolata. Buoni. Approvati. Allora ragazzi, siamo andati a fare la spesa e abbiamo preso un po' di pasta, qualcosina, cioè poco poco. Ho preso un po' di pasta che era in offerta, ho preso questa della Divella, anche se io preferisco la molisana. Allora abbiamo preso paternosti rigati, però misura diversa, questi più grandi. Questi sono quelli rigati più piccoli. Gocciolini, fagiolini rigati. Penne mezzane rigate, penne mezze penne rigate, penne ziti rigate, penne ziti rigate, e poi queste Kinder Brioche, un pacco di pancarre quello più grande. Questo che è il vabbè, plum cake. E poi Pierangelo ha preso lo Jäger Meister. Ho preso lo Jäger che dava vive insieme due bicchierini. Quando ci viene a trovare qualcuno, lo offriamo. Questo è quanto, poi ho preso un po' di cotto e un pacco di pancetta. Comunque non vi ho detto che il giorno dopo, poi ieri non ho più ripreso. Stamattina vado a fare un po' di cosine. In realtà c'è brutto tempo, però volevo uscire al mercato perché volevo prendere... C'è Greta. Perché volevo prendere la lenzuola di flanella nella stanza, al letto di Greta nella sua stanza. Un attimo. Da noi oggi è il giorno del mercato e volevo uscire per prendere le lenzuola di flanella per Greta nella cameretta. Però ragazze, non voglio uscire Greta. Ma non so.
cosa fare. Se, cioè, se torna Pierangio un po' prima, passo. Se Pierangio torna un po' prima, passo al mercato a prenderle. Altrimenti, poi se ne parla. Che abbiamo. Perché ho messo il piumone e le lenzuola di cotone, che si sta bene, però voglio prendere quelle di flanella, così sta ancora meglio. Perché se va a fare più freddo, poi servono quelle. E ora voglio andare a lavare il bagno. Nel frattempo, che credo fa colazione. Voglio fare il bagno, voglio fare un po' di polvere, solite cose che si fanno sempre. È finito il latte, cioè ieri sera siamo andati a fare la spesa, meno male che mi è bastato giusto per la tazza di latte di Greta, però io volevo il latte ma non c'è Nira. Siamo usciti apposta per prendere il latte, andiamo al supermercato, compriamo tutto tranne il latte. Cioè, assurdo, ma voi capita che andate a fare la spesa e vi dimenticate proprio la cosa essenziale, che siete andati apposta per comprare quella cosa? A noi sì. Diciamo che poi non siamo tornati indietro perché comunque sapevo che ce l'avevo per Greta oggi il latte, sapevo che mi sarebbe bastato, però oggi lo devo andare a prendere, quindi devo uscire anche a prendere il latte. La testa. Oggi per pranzo ho pensato di fare zucchine e patate, infatti ieri mi sono fatta portare tre zucchine da Pierangelo, qualche zucchina dalla campagna, belle fresche, che oggi voglio fare pasta e patate, buonissima, che io amo. Però per Greta farò, ma Greta farò la pasta insieme a pasta e patate e zucchina. Invece per noi solamente zucchine e patate, perché già ci sono le patate, quindi direi che basta. E poi non so se faccio. E poi non so se farò qualche altra cosa. Ora vediamo. Qualche altra cosina da mangiare insieme. Mia madre deve fare l'albero di Natale. Dobbiamo fare il video. Devo fare anche il video, quindi lo faremo insieme. Non so se lo farà oggi o ai prossimi giorni, ancora non lo so. Stanotte Greta ha dormito nella sua stanza. In realtà lei non ha proprio a dormire nella sua stanza, però stava dormiva nella culla a fianco a noi. E quindi niente, è andata a dormire lì stanotte. Dormì tutta la notte, è stata brava, non dà problemi, non ha paura di niente, quindi tranquillamente dorme, non ha paura. Greti, saluta. Comunque adesso vado a preparare subito, inizio a preparare patate e zucchine, così ce l'ho pronte nel caso in cui Pierangio dovesse tornare un po' prima e vado a fare quel servizio che vi ho detto al mercato. Quindi mi tengo pronta, così ci ho già cucinato e dopo non devo stare all'ultimo momento a cucinare veloce. Quindi metto con calma, metto a cucinare tutto, faccio il bagno, lavo il bagno, faccio qualche altro servizio e poi niente, vedremo dopo cosa fare. Allora ragazze, sta giù questa luce in faccia. Ho preso dalla scena degli adesivi. Volevo degli adesivi con i pianeti, però li volevo anche carini da tenere comunque in una cameretta, perché da bambina, no? E quindi ho trovato questi adesivi, che vi faccio vedere. La prendo. Un attimo, che è un po' complicata sta facendo. Ah, ok, devi srotolarle. Ho preso questi adesivi dove c'è il coniglietto. Ci sono i coniglietti con i pianeti. Ora lei sta in cucina e noi, io e Pierangelo, li andremo a montare e poi vediamo lì cosa ne penso.
Tieni gli occhietti chiusi, chiudi gli occhi. Guarda. Che bello. Ti piace? Sì, i pianeti di sistema solare. E che pianeti sono? Che pianeti sono? Sentiamo. Mercurio, dov'è? Giustamente non ci sono neanche tutti. Questo cos'è? Dov'è Mercurio? Oddio, facciamo la storia perché non c'è Mercurio. E poi arriveranno gli altri pianeti, piano piano. Manca anche il sole. Lo prenderemo. Ti piace? Sì. È bello? Sì. Hai visto quante stelle? Wow. C'è pure un'altra stella. Quella nuvola l'ho messa al contrario. Hai visto? Fai in tempo a modificarla. Che gli hai fatto vedere, mo? Infatti ci stavo pensando in trovare. Oh, no. Ah, okay, come si accende? E come si accende? Vedi che ti regala papi? Un tubo pieno. Rieccoci qua con l'appuntamento di fine video, con l'apertura della Degustabox, del calendario dell'avvento della Degustabox. Oggi apriremo la casella numero 3 e vediamo un po' cosa ci esce su. Allora, troviamo il numero 3, Greta. Magari metto a fuoco questa telecamera, mi sta dando proprio fastidio ultimamente. Trovato il numero 3? Pupi, dove sei? 3! Stiamo un po' impazzendo per cercare il 3. Eccolo, ho trovato. Vai più lì. Eccolo. Vai più lì. Quello mantello. Andiamo con l'apertura del numero 3. Wow! Abbiamo trovato i mini toast. Mini toast. E sono questi mini toast appunto classici. Sembrano delle fette biscottate proprio in miniatura. E sono davvero carine e sfiziose per qualche aperitivo. Perché appunto hanno. Sono,
si vede che sono delle fette biscottate, però proprio piccoline piccoline, vedete, piccolissime. E poi sopra c'è anche il disegno di come potete condirli. Qui c'è il gambero, c'è la carne, c'è la bresaola. Bellissimo, una bellissima idea. E sono del marchio Pasquier, Brioche Pasquier. Non li avevo mai visti questi, però sono davvero una bella idea, perché come dei crostini piccolini, sono dei crostini piccolini, e poi voi ci potete condire, come volete. Ed è un'ottima idea come aperitivo durante le feste. Infatti penso che questi me li conserverò appunto per le feste. E ci andrò a preparare qualche salsina, qualche condimento. Qui c'è il gambero ad esempio, posso prendere spunto anche dal disegno. Sono 36 crostini. Bellissima idea. Questo era nella casella numero 3. Adesso andiamo ad aprire il calendario Smarties di Greta. Vai Greta, trova la casella numero 3. L'hai già trovata? Da questa parte. Oh no. Vai. Ti aiuto? No, ti aiuto io. No, non sento stare. Riusciranno i nostri eroi a tirarlo fuori? Eh sì, no. Perché è incastrato. Eccolo! Che cos'è? Un'altra cioccolata. Un'altra cioccolata Smarties. Eccola qua. Adesso vado ad aprire la casella numero 4. Vediamo un po' cosa c'è. Wow, un succo di frutta. Anch'io voglio un succo di frutta. Succo di frutta all'albicocca biologico in questa bottiglietta carina. Molto bello. Del marchio Natis Italy. Del 1963. 63. Albicocca. Proveremo, vedremo com'è. Ora andiamo ad aprire la casella numero 5. Eccolo. Eccolo qua. Wow! Le frittella! Ah, queste sono le onde fritz, quelle frizzanti. Che carineria! Sì. Bella, vero? Le frittelle hanno le frittelle. E adesso vi salutiamo. Se vi è piaciuto il video lasciate ciao, like. Se non siete iscritti iscrivetevi, così non ciao, perdete i prossimi video. Se vi va di seguirmi su Instagram potete seguire. Questo è il nome del mio profilo Instagram, ciao. Maricarmela trattino basso YouTube. E adesso noi vi salutiamo. Ci vediamo nel prossimo Vlogmas. E vi mandiamo un grosso bacio. Ciao. Salutala. Ciao. Metti la mano. We wish you a Merry Christmas. We wish you a